Soggiorni in hotel a 5 stelle, pranzi e cene in ristoranti di lusso, giri in Ferrari, trattamenti termali e massaggi, corsi di cucina e anche caccia al tartufo. Non stiamo parlando dell'estate di Briatore, ma dei benefit che la regione Emilia-Romagna paga per i cosiddetti educational tour dei giornalisti. Abbiamo scoperto che la regione Emilia-Romagna paga circa 400.000 euro all'anno per ospitare giornalisti di stampa estera e nazionale per promuovere il turismo della nostra regione. Questa strategia di marketing potrebbe essere criticabile, ma tollerabile quando si tratta ad esempio di stampa estera e di riviste dedicate, che può servire appunto ad attrarre turisti nella nostra regione. Quello che abbiamo scoperto essere molto grave è che la regione Emilia-Romagna paghi dei soggiorni a dei giornalisti delle TV e delle testate nazionali che poi scrivono o fanno degli articoli che voi leggete sui giornali o che vengono inseriti all'interno dei TG nazionali. Tra gli ospiti che abbiamo scoperto essere venuti da noi in Riviera c'è anche un dirigente RAI, il direttore dello staff del direttore generale della RAI, che è venuto a farsi qualche giorno di vacanza lavoro insieme anche alla famiglia, sempre pagata dalla regione Emilia-Romagna. Quindi un dirigente pubblico pagato con il canone, quindi con i soldi dei cittadini, canone che pagherete nel mese di luglio proprio nella bolletta, e che viene ulteriormente pagato con altri soldi pubblici per farsi qualche giorno sulla costa romagnola. Questa non è informazione, questi sono messaggi promozionali inseriti all'interno dei telegiornali. Il giornalista che viene in Riviera, ad esempio, per sponsorizzare, per fare un servizio giornalistico sulla Notte Rosa, come potrà eventualmente criticare il fatto che molto spesso a Rimini gli scarichi delle fogne sono aperti e quindi ci sono divieti di balneazione? Non lo potrà fare, probabilmente, sapendo che la regione gli ha pagato vitto, alloggio e anche qualche sfizio. Qui è lesa fortemente la libertà di informazione. Noi porteremo questo caso alla Corte dei Conti perché secondo noi è un uso improprio dei soldi dei cittadini. L'informazione deve rimanere libera ed indipendente.